benvenuti in questo nuovo video. È tornato di nuovo il caldo. Siamo a settembre, siamo di stata ad agosto. Infatti, come potete vedere, sono la cultiera. Che poi, tra l'altro, non mi sono mai portata così tanto nella mia vita, che in video si vede meno. Ma no, perché c'è la luce e tutto il resto. Però veramente non mi sono. A volte mi sento tipo sporca e poi faccio lo scrub. Ma non perdiamo in chiacchiere. Allora, siamo andati a vedere, scusatemi, il rumore di sottofondo della lavatrice. O c'ho i cani, o c'ho la lavatrice, non lo so. Ultimamente sono spuntati pure i brufoli, sono molto felice. Non so che cazzo ho mangiato, che mi ha fatto male. Comunque, allora, partiamo da questa bellissima recensione. Siamo andati a vedere, non so, penso scorsa settimana, forse sì. Siamo andati a vedere al cinema il film The Mutants. Mutants, beh, i mutanti. Quello della Marvel, che l'ha fatto un po' in stile horror soft, dai, possiamo dirlo. Allora, questo ovviamente questo video, questa recensione conterrà degli spoiler, perché io non riesco a fare una recensione senza spoiler, quindi ve lo dirò. Se non volete spoilerarvi il movie The Mutants e volete andarvelo ancora a vedere, non l'avete ancora visto, non volete sapere delle cose, e non guardate questo video. Se invece guardate il video forse di mio ragazzo che lo farà contemporaneamente a me, non so se lui farà spoiler, datevi vedere il suo. Io comunque, qualche piccolo spoiler uscirà. Allora, procediamo con la recensione. Lo dirò, contiene spoiler. Alert spoiler. Ok, posso. Allora, praticamente siamo andati appunto a vederlo io e mio ragazzo e la mia amica al cinema perché ci piaceva dal trailer. E per chi non sa se sì, i cinema sono aperti. Alcuni, non tutti, però sono aperti. Tra l'altro non eravamo in tantissimi in sala, la mattina in cima al riposo di Torino in centro, non c'era tantissima gente. Allora, The Mutants, allora, io devo dire che mi è piaciuto veramente tanto, l'unica cosa non c'è il finale, cioè non c'è il doppio finale. Di solito la Marvel lo fa, lì ci sono, io e i miei ragazzi ci siamo rimasti male, siamo rimasti lì in sala con due coglioni, aspettare il doppio finale non c'era. Ma succede alla fine, non c'è il doppio finale, quindi quando finisce il film alzatevi e andatevene pure perché non c'è nessun doppio finale. Per quanto riguarda la trama, allora, è bella perché crea un hype su questa ragazza appunto che praticamente viene spazzata via tutto il suo villaggio perché è una specie di indiana, insomma così. E viene passato tutto il suo villaggio da praticamente quello che si dice un tornado, invece non è un tornado, ma è appunto un orso gigante, indemoniato, non so cosa sia, precisamente non l'ho ancora capito. Comunque viene passato via, rimane solo lei. Lei si risveglia praticamente in questa specie di, siamo un ospedale, una prigione, siamo un reparto psichiatrico secondo me. E scopre invece di essere praticamente in una specie di villa. Ci sono tutti dei mutanti come lei. E questa dottoressa gli spiega come funziona là dentro. Perché praticamente devono imparare a controllare i loro poteri. E in questo caso, nel caso di questa ragazza, imparare a scoprire qual è il suo potere. Perché non si capisce ancora che potere abbia. Ma sa comunque che tramite dei geni, comunque dei controlli, sa che sono dei mutanti. Perché loro sono continuamente visti da delle telecamere. Quindi hanno delle onde cerebrali diverse da noi. Io, ma magari fossi una mutante, piacerebbe avere dei poteri. Comunque. Niente, praticamente diciamo che quasi tutto il film si basa sul fatto di scoprire che poteri ha lei. Intanto succedono delle cose strane. E all'interno di questa struttura ci sono anche altri ragazzi. Ragazzini che comunque avranno poco più del, penso, dai 13, 15, 16 anni. Perché secondo appunto il film, i poteri si sviluppano durante la pubertà. E hanno la loro massima, diciamo, efficienza appunto tra i 13 e i 15 anni. Sia nell'uomo che nella donna. E poi devono essere imparati a controllare, quindi hanno il massimo della loro potenza, proprio quando vengono fuori, ecco. Se bevo con la mia bellissima tazza presa da Starbucks, finalmente uscirà forse anche un video che sono andata da Starbucks, non so se farlo uscire, poi vabbè, comunque andate sul mio profilo di Instagram, trovate sotto in descrizione, ci sono le foto dove sono andata da Starbucks. Comunque, tornando al film, allora, ci sono delle scene bellissime, secondo me, molto horror soft, ci sta. Dove praticamente, appunto, lei conosce questi ragazzi, man mano si scoprono i poteri di questi ragazzi, che loro già sanno che poteri hanno. I poteri sono fighissimi. Non voglio farvi troppo spoiler, perché ovviamente magari vorrete vederlo, ma vi posso dire solo che
C'è questa ragazza, la ragazza bionda, quella con i capelli lunghi, bionda, perché non mi ricordo i nomi dei ragazzi, io ho dei problemi con i nomi. Bionda con i capelli lunghi, che ha sempre una specie di uccello pupazzo, è fighissimo. Io ci sono rimasta di M quando ho scoperto che è pupazzo. Io pensavo che la tipa fosse pazza, invece c'è un potere che è stupendo, veramente bellissimo. Comunque, si sussegue praticamente durante il film che le paure di questi ragazzi vengono fuori, perché purtroppo per i loro poteri o per qualche altra maniera comunque hanno causato dei problemi alla gente, tant'è che hanno ucciso anche delle persone. La dottoressa continua a dire che loro sono lì in questa struttura perché devono essere comunque controllati e tutto. Posso dirvi che i poteri generici, ecco, senza dire i nomi, sono che una persona può diventare un lupo, trasformarsi in un lupo, in un di cane lupo. Un'altra persona può prendere fuoco, essere tipo una torcia umana. Un'altra persona ancora ha il potere tipo di esplodere, tipo di creare energia in se stesso ed esplodere, tipo, però senza morire, ovviamente. Un'altra persona invece può creare un'armatura nella parte del suo braccio destro sinistro, non mi ricordo, con una spada e creare addirittura dei mondi dove può lì appunto combattere tutto e può addirittura scomparire da questo, cioè scomparire. È un po' strano come potere, sì, è difficile. E poi c'è questo della ragazza particolare che si scoprirà solo alla fine, diciamo, che non mi è ancora molto chiaro che potere sia. Ve lo lascio scoprire a voi. Questo spoiler non ve lo faccio. Comunque, si sa solo che praticamente man mano vengono fuori i poteri di tutte queste persone e si scopre che appunto ognuno di loro ha fatto del male a delle persone involontariamente, ovviamente, tranne per una persona che ha volutamente ferito i suoi aggressori, diciamo. Diciamo che una di queste persone è stata rapita da piccola e l'hanno tenuta nascosta, l'hanno comunque trattata male e tutto, e lei si è vendicata quando ovviamente ha sviluppato questi poteri, uccidendo tutte le persone che l'avevano rapita. Nell'arco del film tutti i loro incubi escono fuori, persone che li hanno maltrattate, persone che li hanno rinchiuse, gente che addirittura li ha scambiate per delle streghe, dei mostri, o magari i loro incubi delle persone che hanno ferito, comunque escono fuori le loro paure che sembrano reali perché comunque gli fanno del male, li inseguono e tutto, quindi cercano in qualche modo di capire chi è che, come mai queste entità, sono anche brutte, escono fuori, finisce fuori di tutto, da un prete che vuole ammazzare persone, da degli smile con delle facce bruttissime, da tipe infuocate a tipo zombie, ci usci un po' di tutto, insomma, però è fatto molto bene. È un horror soft, c'è un po' di jumpscare, però penso che non sia da ritenere proprio horror horror, ci sono delle scene comunque forti, sì, per carità divina. Però non lo reputerei proprio un horror. Cioè, per alcune scene magari sì, però non è un horror di quelli potenti, ecco, mettiamola così. Non è, cioè, come spiegarvelo che genere di horror è? È come un po' quelli che hanno appunto i jumpscare, hanno comunque i mostri, però è fattibile da guardare, non è un horror che ti nascondi sotto la sedia per niente. È carino, ha fatto abbastanza bene, fatto bene, devo dire. Tutti gli uomini smile, non so come venivano chiamati nel film. E niente, praticamente poi alla fine diciamo che ci sono tutti questi mostri che escono fuori e praticamente sono appunto legati alle paure di questi ragazzi, al che si scopre che loro non sono in una struttura degli X-Men per controllare i loro poteri, ma per diventare dei killer. Infatti per quello hanno ucciso delle persone e loro ci rimangono male, ovviamente, perché non è una bella cosa. E tutto il resto, quindi cercano in qualche modo di scappare da questa struttura e devono scappare anche dalle loro paure, che tutto è legato a questa ragazza qua. Vi posso dire solo questo. Non voglio farvi troppi spoiler, cioè vi ho già spoilerato tutto. Comunque, come film mi è piaciuto molto. È tutto, ripeto, non ho capito bene il potere che ha lei, tranne il fatto che all'inizio si dice che lei raccontava che il padre diceva che noi abbiamo due orsi dentro di noi, uno che è buono, uno che è cattivo. Vi faccio il riassunto. Uno si nutre delle nostre paure, delle nostre insicurezze, della nostra cattiveria, l'altro invece si nutre della bontà, della felicità, della gioia. E la bambina gli chiede: papà, ma quale orso è più grande? Quello che tu nutri di più, ovvero quello che tu, ovviamente, se più sarai cattivo, più l'orso sarà cattivo, più sarai buono, più l'orso sarà buono. Boh. Ecco perché poi c'è un orso gigante all'inizio del film, anche se non ho ancora capito sto orso, cosa cazzo è uscito fuori, però. Comunque, guardate il film e lo capirete.
niente, devo dire che allora, se dovessi dargli un voto, io gli avrei dato un 8, perché comunque mi è piaciuto molto, però avrei voluto il finale a sorpresa, il doppio finale, mi sarebbe piaciuto. Diciamo solo che il finale potevano metterci qualcosa di un po' più, magari non so, tra un 7,5 e un 8, però non è tutto bello. Diciamo che per gli effetti speciali mi è piaciuto molto, quello sì, per i poteri, tutto il resto è stato carino, dai. Niente, qua finisce la mia recensione, mi raccomando, andate a vedere anche con il mio ragazzo, vi lascio sotto nei commenti, nel post, nel commento in evidenza, il link del mio ragazzo che avrà fatto la recensione con me, spero, mi auguro. E niente, se siete arrivati alla fine del video, vedete hashtag il potere che vorreste avere. Io vorrei avere il potere del teletrasporto. Penso che non vorrei nient'altro, mi piacerebbe tantissimo, così vado dove voglio, tipo la jumper, non so se lo sapete chi sono i jumper, una cosa del genere, sarebbe fighissimo, potere di teletrasportarmi. Mi piace tantissimo. Oppure il potere, visto se non fosse disponibile, quello dell'illusione, tipo di poter entrare nella mente delle persone e fargli credere che questo bicchiere è 100.000 euro. Sì, posso, è forse è un po' più illegale come cosa, però tipo che con la mente dici io ho pagato già l'affitto. No, preferirei essere una jumper perché mi piace viaggiare, è più comodo. Così, niente macchina, niente aereo, niente nave, volo. Mi teletrasporto, non so come funzioni, mi smolecolo. E niente, ci vediamo al prossimo video. Io vi auguro una buona giornata, una buona serata, in base a quando guarderete il video.